Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme la zuppa inglese con oro saeva. È una ricetta in collaborazione con oro saeva e utilizzeremo proprio il biscotto oro classico per realizzarla. Sono proprio orgogliosa di condividerla con voi perché è proprio con questi biscotti che mia nonna faceva questo dolce ed è da sempre a casa mia uno dei dolci preferiti della domenica. È molto goloso ma facilissimo da fare. Basterà preparare una crema, una bagna e assemblare con i biscotti. Quindi iniziamo! Per la crema pasticcera facciamo scaldare 1 litro di latte con una scorzetta di limone. Intanto in un'altra pentola rompiamo 4 uova. Aggiungiamo 160 g di zucchero ed iniziamo a mescolare con una frusta. Uniamo 140 g di farina. Quando il latte è caldo, togliamo la scorza del limone e uniamolo alle uova. Quindi riportiamo tutto sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. Dopo circa 5 minuti la crema sarà pronta. La crema è pronta, ora la divido in 2 parti uguali. E in una delle 2 metà aggiungo 30 g di cacao amaro per fare la crema al cioccolato. Le nostre 2 creme sono pronte, adesso prepariamo la bagna. In una ciotola mescoliamo 100 ml di alchermes e 100 ml di acqua. Ok, anche la bagna all'alchermes è pronta. Ora prendiamo i biscotti oro saeva ed iniziamo ad assemblare la nostra zuppa inglese. Per fare una zuppa inglese di queste dimensioni ne serviranno 250 g, che corrispondono a 2 pacchetti. Prepariamo una pirofila. Questa è da 18 x 26 cm. Inzuppiamo i biscotti oro saeva nella bagna e sistemiamoli all'interno formando la base. Ricopriamo con metà della crema al cioccolato poi ancora biscotti oro saeva ricopriamoli con uno strato di crema gialla e continuiamo così per formare 4 strati.
Eccola qua, la nostra zuppa inglese è pronta. Adesso la mettiamo in frigo a riposare per un paio d'ore e poi la potremo gustare. Ma possiamo prepararla anche il giorno prima per il giorno dopo. Sarà ancora più buona. E ora, dopo il riposo in frigo, non ci resta che decorarla. Qua spazio alla fantasia. Possiamo aggiungere del cioccolato fondente tritato, della granella di nocciole, tanti bei ciuffetti di panna. Oppure, come faceva nonna, tenere da parte un po' di crema al cioccolato, metterla in una sacca à poche e disegnare tutti i quadrati sopra. Io ho deciso di decorarla con una leggera spolverata di cacao amaro. Prima di chiudere il video, voglio darvi qualche consiglio e suggerimento in più. Io ho messo la zuppa inglese in una pirofila, ma questa ricetta si presta anche per fare delle monoporzioni, che sono perfette da servire per una cena in piedi o per un buffet. Se invece vogliamo farla per i bambini, come bagna possiamo utilizzare il latte, oppure il succo d'arancia, o meglio ancora il succo d'arancia rossa. Così il colore rimane come quello della zuppa inglese originale. Per fare una versione senza glutine, potete utilizzare i biscotti Oro Saiva senza glutine e preparare la crema pasticcera sostituendo la quantità di farina della crema con 60 g di amido di mais. Per la versione senza lattosio potete utilizzare gli Oro Saiva classico e preparare una crema con un latte senza lattosio o un latte vegetale. Invece, per una versione integrale o più rustica, potete utilizzare biscotti Oro Saiva fibra attiva o Oro Saiva 5 cereali. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Mi raccomando, se avete domande o suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti. Mettete un bel like, condividete e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!